schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Money Glitch da fare da soli, ma per chi non ha i veicoli speciali. Allora, voi che non avete i veicoli speciali potete farlo sia con l'Oppressor che con la Deluxo. Allora, con la Deluxo entrate tranquillamente allo Santos Custom, con l'Oppressor invece dovete avere il centro operativo mobile con l'officina e in quel caso entrerete nel centro operativo mobile al posto di entrare nello Santos Custom. Per fare il glitch dobbiamo avviare due volte il colpo Domus Dei, come in tutti gli altri glitch che vi lascerò nella scheda qui in alto a destra, e a questo punto, una volta che abbiamo fatto ciò, dobbiamo attendere il ripopolamento della sala, come in questo caso vedete 2 di 4, 3 di 4. Quando vedete la scritta entrate direttamente e subito correte verso un'attività o gialla o rosa che sta in mappa vicino a voi, possibilmente non in culo al mondo. A questo punto vedete che c'è lo stile buggato, abbiamo la Deluxo qui. Se la Deluxo vi scompare, riavviate GTA o cambiate sessione ragazzi, perché giustamente il gioco è molto buggato e quindi automaticamente non vi compare, delle volte si bugga, scompare, insomma un sacco di cazzi raga. Quindi vi consiglio di riavviare il gioco. E quindi a questo punto che cosa dovete fare? Voi che avete la Deluxo andate allo Santos Custom, fate sto bel atterragione di quelli proprio de piombo, entrate nello Santos Custom e uscite dallo Santos Custom. Per quelli che hanno l'Oppressor, chiamano il centro operativo mobile con l'officina dentro, ve lo ripeto ancora, entrate nell'officina e uscite dall'officina ragazzi. Il glitch è questo, lo potete fare sia voi con l'Oppressor sia voi con la Deluxe. A questo punto vi dirigete verso il vostro CEO. Io ho cambiato CEO addirittura per farvi vedere una cosa ragazzi, perché tanti, oh ma a me l'auto non spawna in strada, ho comprato l'altro CEO apposta, così almeno vi faccio vedere come funziona in tutti i CEO. Quindi a questo punto io qui mi sono sbagliato, sono entrato sopra, però non fa niente, andiamo nel nostro garage dove abbiamo l'auto che vogliamo duplicare ragazzi. Entriamo nel garage. Allora, con questo metodo della Deluxo e dell'Oppressor però ogni volta dovete ripetere il primo bug, ovvero quello del colpo Domus Dei, i colpi dell'apocalisse, chiamateveli come cazzo vi pare, però quelli insomma lo dovete ripetere per forza quel bug, perché altrimenti la Deluxo non vi spawnerà neanche se la chiamate. Quindi a questo punto entrate nell'officina, fate un cambio targa, mi raccomando le targhe personalizzate, se non le avete c'è un glitch per pulire le targhe che è come questo, però in quel caso pulirete le targhe e risalite, scendete dall'auto, risalite in auto, premete freccia a destra e entrate in garage e avrete la vostra duplicazione. Allora, se volete pulire le targhe, per chi ha la Deluxo lo può fare tranquillamente, per chi ha l'Oppressor non lo può fare perché automaticamente le auto non potrebbero entrare dentro al centro operativo mobile. Questo ve lo specifico così almeno mettiamo in chiaro le cose una volta per tutte, evitiamo tante domande idiote. Quindi a questo punto risalite nel vostro CEO. Io risalgo, ma so già per certo che non mi farà vedere l'auto in strada, perché non sono nel CEO adatto, insomma il migliore è l'Arcadius ragazzi. Vedete l'auto è dentro al, diciamo dentro al coso, insomma no, dentro al garage. E a questo punto avviamo un colpo di Lester e ci teletrasporterà all'Eclipse Tower e quando usciremo dal colpo di Lester avremo il diciamo il nostro veicolo in strada ragazzi, che ci spawnerà in strada.
Quando uscirete in strada troverete l'auto, l'unica cosa che dovrete fare è andarla a mettere in un garage pieno, ragazzi. Se l'auto non spawna è perché avete il colpo troppo vicino alla vostra made bank. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Mercy.